Cari amici, ben ritrovati. Come previsto, l'alta pressione si sta indebolendo, permettendo l'ingresso di aria umida su più livelli. Inoltre, una goccia fredda, come avevamo accennato ieri, si sta muovendo sul Triveneto con annuvolamenti e qualche rovescio. Domani l'instabilità insisterà ancora lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul Friuli Venezia Giulia, mentre per il resto le condizioni resteranno miti grazie all'inserimento di un cuneo anticiclonico. Nel fine settimana si prevede l'ingresso di una saccatura di origine nord-atlantica con a seguito ben due corpi nuvolosi al settentrione. La quale azione si verificherà relativamente al primo nel pomeriggio di sabato, il secondo, ben più attivo, nel pomeriggio di domenica e per tutto il lunedì, quando i fenomeni interesseranno anche il resto d'Italia. L'inizio della prossima settimana sarà quindi all'insegna del cattivo tempo, specie al nord e su gran parte del paese. Ma di questo dovremmo riparlarne. Vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Passaggi nuvolosi su gran parte del paese, ma con prevalenza di sole. Invece sull'estremo nord-est nuvolaglia cumuliforme e rovesci possibili. Qualche piovasco possibile anche sul basso Tirreno e Sicilia, anche se al momento si registrano scarse possibilità. Sulla nostra provincia poco nuvoloso, con possibile intensificazione della copertura nuvolosa in serata. Le temperature sempre miti si porteranno a 24 gradi le massime e minime di 10. Venti moderati soffieranno da sud-sud-est e da sud in serata di debole intensità ed il mare nello stretto di Messina sarà poco mosso. Sul versante tirrenico cielo poco nuvoloso, ma anche qui in serata si prevedono possibili annuvolamenti e qualche debole pioggia. Le temperature si porteranno ai 21 gradi le massime e 12 le minime. Venti moderati soffieranno da est-nord-est e da est nella sera ed il mar Tirreno sarà poco mosso. Sul versante ionico poco nuvoloso, con temperature comprese tra 20 e 11 gradi. Venti moderati soffieranno da sud-sud-est e da sud nella sera di debole intensità ed il mar Ionio sarà poco mosso. Nella giornata di venerdì 24 aprile ancora instabile su Friuli Venezia Giulia, dorsale appenninica centro-meridionale con qualche temporale, soleggiato altrove. Sulla nostra provincia nuvolosità sparsa in miglioramento in serata. Le temperature si porteranno ai 21 gradi diurni e 14 nella notte. Venti moderati soffieranno da sud-sud-est ed i mari saranno tra il poco mosso ed il mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.